31 secondi al termine di gara 5 tra Ferrara e Ravenna. Come avete visto dal tabellone, 68 i punti per Ferrara, 65 quelli della squadra giallorossa, che però adesso ha due tiri liberi a disposizione con Adam Sollazzo. Ravenna ha giocato da grande squadra per circa 30 minuti, ha dovuto subire la reazione veemente di Ferrara, che nell'ultimo quarto ha fatto valere anche un fattore campo non indifferente. Adesso Sollazzo, che si è ridestato dopo un buon inizio ma un letargo di una ventina di minuti a cavallo dell'intervallo lungo, a segnare i due tiri liberi che tengono in vita Ravenna. Attacca Ferrara sul più uno, 30 secondi esatti da giocare. Meis, che è chiaramente l'uomo più al centro delle trame di Giordini Furlani in questo finale, però il tiro se lo prende Casadei, che proprio da qui aveva segnato un paio di minuti fa. C'è il time out. Ravenna tenta disperatamente di riaggrapparsi a questi playoff. Ha sognato per 30 minuti, ma Ferrara l'ha riportata con i piedi per terra. Ora 17 secondi per tenere viva una stagione che in ogni caso rimane molto positiva per la neopromossa squadra giallorossa. La rimessa di rivali per Capitana Monica, restituisce la palla al suo playmaker, prende il centro dell'area, va da Sollazzo, in trazione di passi. Sensazione che Ravenna abbia perso la maniglia di questa partita. Ferrara 7-1-6-7, è a 13 secondi dal semifinale, il fallo di rivali su Ferri. Di Ravenna, Giorgio Bottaro a caldo, forse la botta fa ancora un po' male per questa sconfitta in gara 5. Non avevamo più energie, abbiamo pagato questa lunga serie che per noi è stata dispendiosa nel recupero sotto 2-0, che abbiamo potuto, il che significa che 35-36 minuti siamo stati superiori a Ferrara. Non abbiamo avuto più benzina, Charlie si è rifatto male, ha preso l'altro colpo al ginocchio, Cipognani era fuori per falli, non avevamo più armi. Quei due minuti lì sono stati fatali probabilmente. Non ce l'abbiamo più fatta. In ogni caso, stagione mi sento di poter dire molto positiva, ai playoff te ne ho promossa, tanto pubblico, quindi... Una stagione fuori dall'immaginario, 400 tifosi che ci hanno seguito qua oggi, sono una migrazione epocale per la pallacanestro ravennate. Non ho esperienza delle altre squadre nostre romagnole, qua però è stato veramente unico. Ravenna farà un bel percorso nel playoff, glielo auguriamo, e Ravenna torna a casa con una stagione straordinaria. Grazie. Prego, ciao.